Salve a tutti. Allora, oggi faccio delle frittelle di zucchine e patate. E vi faccio vedere come si friggono gli impasti che devono gonfiarsi, quindi con olio riscaldato. Allora, ho preparato una pastella fatta con un uovo e 4 cucchiai di farina e un pizzico di bicarbonato e quanto basta di acqua per ottenere una pastella liquida, ma non tantissimo. Allora, vado a mettere poco poco di questa pastella, proprio un gocciolino, nell'olio e accendo la fiamma. Quando iniziano a formarsi le bollicine intorno a questo poco di pastella, possiamo mettere le frittelle. Allora, stanno iniziando a formarsi le bolle intorno al pezzettino di impasto che avevo messo. Quindi questo lo tolgo, spengo la fiamma così posso lavorare con calma e l'olio intanto non continua a riscaldarsi. Metto una patata grattugiata e una zucchina piccola grattugiata. Non metto sale perché lo metterò poi alla fine. Allora, mesco e vado a mettere le frittelle a cucchiaiate nell'olio. Così. Copro, accendo a fiamma alta. Visto che si tratta di alimenti che galleggiano, dovremmo anche poi a metà cottura rigirarli. Vediamo. Le giriamo. Allora, sono pronte, quindi spengo il fuoco e le tolgo. Quando facciamo queste operazioni un po' lunghe a coperchio scoperto, spegniamo sempre la fiamma, quello è importante, così l'olio non continua a riscaldarsi, rimane sempre a bassa temperatura e quindi avremo così la frittura più leggera, più sana e un olio non fumato. Allora, eccole le frittelle. Voglio anche farvi vedere come rimane pulito l'olio dopo la frittura fatta con Magic Cooker, perché questo è un olio che può essere tranquillamente riutilizzato più volte perché non è olio fumato, quindi potete tranquillamente togliere e magari colarlo per togliere i residui magari che sono rimasti della frittura, però tranquillamente riutilizzato. Perché è limpidissimo, pulitissimo. Perché è un olio non fumato, non arriva mai alle alte temperature, e non è dannoso, quindi.